interaction design, lavoro come freelancer per delle agenzie e delle aziende tra Venezia e Milano. Al di là delle mie attività che faccio come facilitatore all'interno di questi posti, da alcuni mesi sto progettando uno strumento per riuscire a capirsi di più con gli utenti finali che utilizzano un servizio, ma anche per riuscire a comunicare meglio con un cliente per vendere il servizio. Per far questo ho cercato di suddividere tutto, diciamo, tutta l'esperienza che si va a progettare in alcune fasi. Quindi, partendo dai bisogni degli utenti, questi in realtà rimangono e dopo ho sviluppato degli altri macro argomenti, tra cui la user journey, the user flow, l'interaction, l'interface, e cercando di creare un parallelo nel linguaggio tra gli strumenti del design e il linguaggio comune delle persone. Quindi in questo modo ho fatto un parallelo, ovvero come per esempio il journey è l'esperienza, come un flow in realtà viene dalla storia della persona, di una specifica attività, come l'interazione è un comportamento e così via. Ho cercato di fare dei workshop con altri designer, quindi per avere altri input, altri feedback da loro nella loro esperienza. Per far questo abbiamo lanciato alcune attività del tipo: gli ho fatto pensare alla loro esperienza personale in un contesto specifico, quindi con dopo un brief. Loro hanno scritto una job story e dopo gli ho fatto ragionare su come possono descrivere da utente questa loro job story che hanno scritto, quindi che cosa hanno cliccato, che tipo di testo hanno letto su questa interfaccia, quali sono stati i loro momenti. E quindi quello che è il mio intento è di continuare a costruire una sorta di vocabolario comune e di coinvolgere prossimamente anche degli utenti finali che non hanno assolutamente conoscenza dei metodi del design, però di rendere sia quindi noi designers più consapevoli del loro modo di pensare, di fare, però anche loro magari di essere più consapevoli di cosa c'è dietro, che magari quindi torna utile anche a loro. Secondo me si tratta di, cioè, la sostenibilità è nel capirsi, una comunicazione non solo tra il committente e il designer, ma anche tra il designer e l'utente finale. Se non c'è questa conversazione, ma magari si hanno le stesse parole per intendere cose diverse, quindi l'idea è la base di riuscire a capire e a collaborare, quindi fare una sorta di co-design. Noi abbiamo magari degli strumenti, riusciamo a formalizzare, a tradurre una necessità in una, che ne so, nelle specifiche da dare alla parte di sviluppo, però allo stesso tempo c'è da capirli e anche loro magari vogliono capire di più su come funziona questo processo.